Eccoci qua. Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo su Dissidia, Final Fantasy Oper Omnia versione giapponese, perché oggi finalmente è uscito Core. Mi scuso se sentite dei rumori di sottofondo, ma praticamente i miei vicini di casa hanno deciso che oggi dovevano fare dei lavori. E quindi c'è un trapano che sta suonando incessantemente da diverse ore sopra la mia testa, sopra appunto la mia stanza dove ho il PC e dove registro, e quindi se sentite dei rumori in sottofondo saranno causati da questo. Detto ciò, è uscito Core, personaggio abbastanza aspettato nella versione giapponese, dato che nella versione global ha avuto sicuramente un impatto più incisivo e più particolare rispetto a quello che comunque un personaggio come Core potrà avere senza ombra di dubbio all'interno di un meta della versione giapponese. Ma a differenza della versione global, qui è arrivato con il suo livello 90, un piccolo rework o aggiustamento che è stato permesso grazie al livello 90, ma la cosa più importante è che guadagna la sua arma Force. Quindi Core guadagna una sua arma Force che consente comunque di renderlo ancora più incisivo rispetto al normale, ma personalmente parlando mi andrebbe benissimo avere già Core soltanto col suo kit di base. La sua Force a me personalmente ha deluso un pochettino le aspettative. Carina la meccanica che per ogni attacco aumenti il suo... come dire, aumenti il suo force gauge, quindi la sua carica force del 5% in più per ogni appunto follow up addizionale che si aggiunge alla rotazione, però sinceramente parlando non mi ha impressionato più di tanto. Molto bello invece il resto del kit, già lo conosciamo, consente comunque di ridurre i danni brevi, di ridurre i danni HP subiti, impossibilità di farsi breccare. Quindi diciamo un personaggio che può tranquillamente giocare in combo con tantissimi altri e avere una bellissima longevità anche all'interno della versione giapponese. Ovviamente pullerò qualche ticket perché a me interesserebbe avere soltanto il kit di base, quindi diciamo 1535 X ed LD. La Force sono molto più propenso a sfruttarla con Vayne. Core potrebbe essere senza ombra di dubbio un partner eccezionale per Vayne, quindi sono curioso di fare alcuni test con Vayne e insieme a Vayne soprattutto, e vedere un pochettino che cosa ne esce fuori. Quindi tanta bella robetta, io direi di cominciare con il free ticket, dato che appunto abbiamo il free ticket. Poi finalmente dopo questo evento siamo pronti per l'anniversario, signori. Ormai ci siamo, ormai siamo veramente prossimi all'anniversario e quindi spero vivamente che questo possa essere comunque un buon anniversario a prescindere da tutto. Quindi stiamo aspettando ormai le ultime info. Non c'è... Oddio. La Force così? È un ticket random? Cioè, quando non la cerco, giustamente arriva. Ok, va bene. Ma tanto non la maxo. Cioè, non credo. Cioè, la prima arma di Core che trovo è la Force. Va bene. E ora sarà il problema trovare tutto il resto. Perché il problema sarà trovare tutto il resto. Vedete, con Vayne ho speso non so quanti ticket per trovare... Ok, la 15, per trovare la sua Force, abbiamo speso praticamente 500 ticket, se non di più. Con Core invece, avete visto? Bastato un ticket random, così, a caso, poffete, LD, e Force, così, completamente a caso. Quindi il problema ora, secondo me, sarà trovare tutto il resto del kit. Sarà trovare tutto il resto del kit, sarà veramente un parto, secondo me. Io già lo vedo. Sono già abbastanza concentrato del fatto che sarà un parto. Allora dai, devo trovare XLD. Poi la 35 non è effettivamente un problema, anche perché poi lo voglio iniziare a potenziare. Ecco, questa è la 35. Non ci credo. Un'altra Force.
Cioè, eravate così convinti che si potesse skippare Core, che state regalando le sue force? Ecco, il problema ora è qua. Cioè, neanche X ed LD, proprio zero. Ah, quella quindi era la 15, ok. 35 l'abbiamo trovata. Mancano X ed LD. Ovviamente neanche una orb dorata. Ecco, ora ci siamo. Vediamo un po' cosa succede. Dai, ti prego, una bella orb dorata. Dammi XLD insieme, così rimango a 500 ticket e li posso tranquillamente sfruttare per tutto questo periodo anniversario. O anche le gemme, che comunque avere l'assicurazione delle gemme, soprattutto per un nuovo personaggio, qualora dovesse esserci. Ecco, Noctis, perfetto. Qualora dovesse esserci, diciamo che la mia assicurazione. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Terza forza, cioè ho maxato praticamente la force senza utilizzare Power Stone. Senza utilizzare High Power Stone. C'è finito al contrario qui. Le force mi escono e il resto del kit no. Questo perché? Perché giustamente il resto del kit non è esattamente come la force. La force sì, forte, carina, ma non è la stessa cosa. Cioè, qua mi serve necessariamente LDX per far funzionare Core, non la Force. Poi tutte orbe azzurre oggi. Cioè, con Vayne tutte dorate e ora tutte azzurre. Cioè, veramente, queste cose ti fanno un attimino... Non ci posso credere. Non ci posso credere. Altra... Cioè, ho maxato la Force... Ho maxato la Force senza Power Stone. Ho maxato la Force senza Power Stone. E sta cosa è scandalosa. Sta cosa è scandalosa. Veramente non ho parole. Cioè non ho veramente parole. Guarda, sono disposto a far uscire l'LD e prendere la X con i token. E sono arrivato a sto punto. Pur di non spendere troppi ticket, troppe risorse. Io sono disposto ad avere l'LD e prendere la X con i token. Ecco, giustamente, Noctis. Ale. Cioè, veramente, è incredibile sta cosa. Cioè, è incredibile. Ho 4 force. Cioè, dopo che ho detto che la force non è il piatto forte di Core e che quindi io lo sfrutterò con Vayne, praticamente mi ha sparato in faccia 4 force. Tanto per dirmi, toh, maxatelo. Così poi vedi. Cioè, proprio la ripicca, no? Noctis. Vabbè. Esiste solo Noctis nel banner. Va bene, dai, scendiamo un altro pochettino. Che vi posso dire? Scendiamo, vediamo. Vediamo cosa succede. Dai, forza, su. Cioè, la X dovrebbe comunque avere un tasso di apparizione molto più alto rispetto a un LD, per esempio, no? Cioè, mi sono uscite 3 LD di Noctis, quando in realtà... Cioè, poteva benissimo uscire la X di... La X, metti caso. Non solo di Noctis, ma la X in generale. Invece no. Ok, e la X ce l'abbiamo. Ok, quindi manca fondamentalmente solo l'LD. E detta così, sembra una cosa tipo... Vabbè, solo l'LD, che vuoi che sia. Però, l'LD è praticamente tutto. Ma mi manca adesso un'altra BT di Yuri, così... Sono a posto. E praticamente ho svuotato il banner senza neanche volerlo, tecnicamente. Diciamo che la cosa da un lato mi dispiace, perché
In questo modo si sta togliendo un pochettino quella che era anche la bellezza di poter pullare con i ticket, perché comunque i ticket ti regalavano qualche brivido. Ora invece dipende che armi vai a cercare, è abbastanza pesante, perché giustamente un'altra arma inserita all'interno del pool delle armi che si possono ottenere, giustamente creano un loro peso, creano un loro spazio. Ok, altra ex. L'LD dammi per favore. No, quella di Noctis, ovviamente. Esiste solo l'LD di Noctis. Esiste solo l'LD di Noctis. In questo banner è mono LD di Noctis. Tanto ormai la force me l'è fatta maxare, giusto? Quindi tanto vale. Eh no, vabbè. Non può essere, signori, non può. Veramente, c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Perché non può essere. Cioè, Vayne mi ha fatto uscire 500 ticket per una singola copia. E qui sta uscendo tutto tranne l'LD, di cui 5 force. 5, ragazzi, 5 force. Veramente allucinante sta roba. Fuori di testa totale. Fuori di testa totale. Fuori di testa. Cioè, volevo fermarmi ai 300, ma senza l'LD Core non può letteralmente giocare. Cioè, l'LD è praticamente il kit di Core. Cioè, l'LD è il kit di Core. Un'altra ex. Mi serve necessariamente l'LD di Core. Senza l'LD non ho il kit. Cioè, probabilmente l'LD è l'arma principale, e si sta vedendo che infatti non me la fanno uscire appositamente, perché l'LD è ciò che dà il buff overhead a Core, quindi è super necessaria. È veramente super necessaria. Vabbè, arriviamo a 200. Dopodiché non lo so, ma che vado di gemme. E che devo fare? Meglio spendere 75 che spendere altre cifre. E proprio devo andare a un piti. Cioè, almeno le gemme per l'anniversario ce l'ho comunque. Oh, alleluia. Ok, niente, vabbè. Il gioco ha avuto pietà di me. A quanti siamo? 240, va bene. Più quelli che accumuliamo, direi che ci può stare, dai, va bene. Abbiamo speso quasi la metà, cioè da 500, anzi no, più della metà, perché siamo stati a 580 ticket, siamo scesi a 240 praticamente, quindi fatevi il calcolo di quanto mi sia costato Core e soprattutto di quante force mi abbia droppato pur di farmelo maxare. Che da un lato ci può stare, non è malvagia come cosa. Però sinceramente parlando, come detto prima, il piatto forte è comunque l'LD, quindi avere la force di Core a mio avviso non è importante, perché non è un personaggio con BT e quindi di conseguenza non è importante avere la sua force, però visto che c'è, amen, ce la teniamo e magari la sfrutteremo in qualche altra occasione. Detto questo, io vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto stasera ovviamente in live sul mio canale Twitch, parliamo un po' di Core, lo proviamo, facciamo anche la sua Shinryu, parliamo di tutto quello che potrebbe anche essere l'anniversario e poi come sempre ci passiamo una serata in compagnia. Detto ciò, vi ringrazio per essere stati con me, vi aspetto stasera su Twitch, trovate tutto in descrizione a partire sempre dalle ore 21 e niente, ci becchiamo alla prossima, bye bye.